Il palio di Santu Vainzu, solo su Sardegna Live. Bentrovati a tutti, il nostro viaggio in Sardegna prosegue senza sosta e oggi ci porta a Porto Torres, questa città della Sardegna nord-occidentale che sorge sui resti monumentali e archeologici dell'antica colonia romana di Turris Libissonis. Ovviamente un momento questo che ci regalerà un ritaglio tra fede, tradizioni, riti e ovviamente una storia che si rinnova e si ripete da millenni. Siamo a Porto Torres per documentare quella che è la magia del palio di Santu Vainzu e ovviamente di quando si parla di San Gavino si parla di questa fede autentica che la comunità di Porto Torres rinnova ormai da millenni nei confronti dei martiri turritani e quindi parliamo di Gavino, di Proto e di Januario. Noi ovviamente documenteremo tutto questo e lo faremo attraverso anche il vostro contributo, un giorno in Sardegna alla scoperta di quest'isola che ogni volta regala emozioni e non smette mai di stupirci. Entriamo nel cuore, nel vivo del palio di Santu Vainzu qui a Porto Torres. Maria Gabriella, ben trovata. Ciao Roberto. Presidente dell'associazione Etnos che a Porto Torres da diversi anni sta portando avanti un lavoro di recupero e divulgazione di quelle che sono le tradizioni di questo centro del nord dell'isola. Ovviamente un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Buonasera a tutti. Un'associazione che, come dicevamo, si muove tra varie attività, recupero degli abiti tradizionali, del ballo, ma anche tanto volontariato. Sì, assolutamente sì, Etnos è un'associazione innanzitutto culturale e di volontariato, quindi noi ci muoviamo sia nell'ambito delle tradizioni con i nostri corsi di ballo, di organetto diatonico e di chitarra sarda, ma anche nel volontariato fine a se stesso, quindi proprio attività di volontariato puro. Ovviamente è un'associazione che grazie all'entusiasmo dei suoi soci ritrova quello che è l'orgoglio partecipativo di tutti. E questa edizione del Palio giunge alla sua terza appunto edizione grazie al successo delle quelle passate. Assolutamente sì. Se io ripenso alla prima edizione che c'è stata 2 anni fa, ormai mi sembra veramente impossibile. Hanno avuto un successo incredibile sia di pubblico sia anche a livello come giudizio, anche da parte dei cavalieri che per noi è molto importante, che ci hanno fatto molte critiche positive e quindi siamo arrivate alla terza. Ma qual è la particolarità del Palio di Santu Vainzu? Ma il Palio di Santu Vainzu è una corsa all'anello innanzitutto, ci sono 3 anelli e i cavalieri devono con la loro abilità devono cercare di infilzare con degli spadini l'anello e portarlo via. Questa è insomma una particolarità, quindi non stelle ma anelli. Ovviamente nel minor tempo possibile. Entro 10 secondi, ovviamente il cavaliere più abile lo farà nel minor tempo possibile e quindi vincerà. Siamo dunque pronti per scendere in pista, tanti cavalieri prenderanno parte a questa terza edizione, ma noi ovviamente facciamo un passo a ritroso nel tempo, perché quando si parla di Porto Torres si parla anche di un culto antichissimo che si rinnova ogni anno tra fede e tradizione. Ovviamente parliamo dei santi martiri Gavino, Januario e Proto e andiamo, grazie al contributo di Giuseppe Piras, a scoprire quelli che sono i passaggi storici che ci regala la memoria del tempo. Questa è per l'appunto la chiesa di Balai Lontano o Santu Vainzu di Cabizzaldu. È il luogo nel quale, secondo la tradizione documentaria, vennero decapitati i santi martiri Gavino, Proto e Januario. La storia dei santi martiri ci viene raccontata in un documento, ritrovato negli anni 80 del secolo scorso, nella biblioteca della facoltà di medicina di Montpellier. E in particolare il documento è la Passio Santorum Martirum Gavini Proto et Januari. La Passio ci racconta questa storia. Siamo nel 303 d.C. sotto gli imperatori Diocleziano e Massimiano, i quali emanarono un editto contro i cristiani affinché loro si convertissero al paganesimo e abiurassero alla religione cristiana. A Turris Libissonis, che è l'antica colonia romana presente appunto in questo luogo, vi professavano il cristianesimo
un presbitero, Protto, e un diacono, Gianuario, sul Monte Agello, il luogo in cui poi verrà costruita la Basilica di San Gavino. La notizia venne alle orecchie del preses, del governatore Barbaro, il quale decise di convertirli al paganesimo. Non ci riuscì e quindi dovette incarcerarli. Il loro carceriere fu un Miles, un soldato romano, Gavino, il quale però, ammirato da tanta devozione nei confronti di Gesù Cristo, decise di liberarli e si convertì lui stesso al cristianesimo. Si consegnò così alle autorità e Barbaro ordinò che venisse decapitato proprio in questo luogo il 25 di ottobre del 303 d.C. Gavino, sotto forma di spirito, invitò i suoi soci a consegnarsi alle autorità e Protto e Gianuario vennero così decapitati due giorni dopo, il 27 di ottobre del 303 d.C., sempre in questo luogo. La chiesa è stata eretta appunto nel luogo della decapitazione ed è presumibilmente una vecchia cisterna di età romana. Questa chiesa rimane chiusa per tutto l'anno, tranne che in due giornate, il 25 di aprile per Sant'Ubenzeddu, il protettore dei massai, e il 25 di ottobre per l'appunto il Dies Natalis di San Gavino, giorno nel quale viene anche fatta una processione con i cavalieri da Balai lontano a Balai vicino, e nella quale i cavalieri si immergono in acqua nella spiaggia di Balai per ottenere la benedizione del santo. Giuseppe, ovviamente hai parlato di Balai vicino, io direi di spostarci adesso proprio lì, perché qua i martiri, come dicevi tu, furono martirizzati e poi c'è stato questo passaggio lungo il mare che li ha portati nella chiesa di Balai vicino. D'accordo, andiamo. Andiamo. Il nostro racconto continua, così come vi dicevamo e così come vi raccontavamo, appunto la chiesa di Balai vicino, che ora vedete nelle immagini, rappresenta un percorso fondamentale per descrivere quella che è stata la storia e raccontare il percorso dei martiri turritani. Giuseppe, spiegaci il motivo e l'importanza che riveste questa chiesetta, che come vedete è un affresco che si ritaglia in questo mare cristallino, che appunto fa parte di quella che è la cornice splendida di Porto Torres. Sì, Roberto, quello che abbiamo alle nostre spalle è la chiesa di Balai vicino, anche di San Gavino a Mare. Ha la sua particolarità nel fatto di essere stata costruita a picco sul mare, su uno scoglio orientato a nord, ed è importante nella tradizione religiosa turritana per il fatto che, secondo la tradizione documentaria, in questo luogo siano state ritrovate le reliquie dei santi martiri Gavino, Protto e Gianuario. E la chiesa è stata eretta nei pressi di un ipogeo romano di terzo secolo. Questa chiesetta è importante perché è la chiesetta, tra gli altri motivi storici, più vicina al mare di tutta la Sardegna. Esattamente, Roberto. E tra l'altro ha avuto una definizione particolarissima da parte dell'architetto Vico Mossa, che l'ha definita chiesa sommergibile per il fatto che durante le grecalate in inverno viene totalmente sommersa dalle ondate del mare e quindi praticamente viene totalmente ricoperta dall'acqua. Giuseppe, noi guadagniamo l'ingresso nella chiesa di Balai vicino. Qui, come abbiamo detto, sono stati ritrovati i corpi dei martiri Gianuario, Protto e Gavino. Quali sono le particolarità di questa chiesa? Allora, questa chiesa, come puoi ben vedere, è una chiesa ad aula unica, è voltata a botte, sorretta da archi dublò, e sorge, come abbiamo detto, sul luogo, sul locus depositionis, cioè sul luogo, secondo la tradizione, dove sarebbero state ritrovate le reliquie. La chiesa che vedi attualmente in realtà è una struttura piuttosto recente, ma gli scavi effettuati negli anni Ottanta hanno permesso di ritrovare nell'area presbiteriale un altare precedente, all'interno del quale vennero ritrovate anche delle monete cinquecentesche, quindi è verosimile che questa struttura sia sorta su un edificio precedente. Ora ti accompagnerò negli ipogei di età romana, che ospitano praticamente dal 3 maggio fino al giorno di Pentecoste le tre statuine seicentesche che rappresentano i nostri santi martiri. Ci troviamo, Giuseppe, ora nel luogo, nel centro del luogo dove appunto sono stati ritrovati i martiri. Ritroviamo anche delle epigrafi importanti in questo caso. Sì, certo, questo è un luogo importantissimo. Come ti dicevo, è il luogo nel quale noi portiamo lasciamo le statue e ligne seicentesche disposte praticamente nelle forme, nelle antiche forme che ospitavano anticamente i sarcofagi e comunque le sepolture di età romana. Giuseppe,
esempio un culto fortemente radicato, quello di San Gavino qui a Porto Torres, come abbiamo già avuto modo di vedere, però adesso ci spostiamo perché abbiamo un altro luogo da documentare. La Basilica di San Gavino, il centro e il fulcro della tradizione religiosa a Porto Torres. Venite con noi. Ci troviamo di fronte a un gioiello dell'architettura romanica. È l'unica chiesa romanica che presenta le abside affrontate. È l'unica, tra l'altro, in Italia che è stata ideata dall'architetto con questo tipo di iconografia. Non ha solo questo primato, è anche la chiesa romanica più lunga della Sardegna, è ben 58 metri. E poi l'importante è che al suo interno, nella cripta, custodisce le reliquie dei tre santi martiri turritani, Gavino, Prote e Gianuari. Come abbiamo già avuto modo di vedere e di raccontare, il culto di San Gavino qui a Porto Torres è fortemente radicato, un percorso che ovviamente si rinnova ogni anno tra fede e devozione. Don Mario, ben trovato. Piacere. Parroco di Porto Torres, dove ci troviamo in questo momento? Ci troviamo nella Basilica di San Gavino, Protto e Gianuario, la Basilica dei Martiri Turritani, ai quali è dedicato un culto antichissimo già nel VI secolo. E già nella Passia che si dice che quando Protto, Gavino e Gianuario subirono il martirio, delle persone, dei cristiani, raccolsero i loro corpi e li custodirono così devotamente in un luogo che è sempre meta di pellegrinaggio, e chiunque va in quel luogo a chiedere grazia viene sempre esaudito. Grazie mille Don Mario, davvero un percorso che attraverso le sue parole regala anche emozione e fa capire quale attaccamento i portotorresi hanno nei confronti di Gavino, Proto e Gianuario. Noi la ringraziamo, ovviamente vivrà insieme a noi il palio, giusto? Beh certo. E quindi noi adesso ci tuffiamo. Un appuntamento storico e quindi non mancherò. Anche perché mi hanno onorato di far parte della giuria e quindi sarò sempre presente. E allora noi scendiamo grazie in pista e viviamo insieme a voi il palio di Sant'Ubainzio. Cosa c'è dietro il vero sapore della pizza? I colori. I suoni. I profumi. Non lo sapevi? Non ti resta che assaggiarla. Ololai, Pizzeria Azzurra, il vero sapore della pizza. A Ololai, nella Respositiva di Sora Arredamenti, potrai ammirare dal vivo un'ampia selezione di ambienti classici e moderni. Potrai scegliere la tua soluzione ideale e in ogni momento sarai supportato con la cura dei dettagli dalla competenza del nostro personale. La nostra esperienza vanta 70 anni di attività. Sora Arredamenti, la tua casa su misura. Vieni a trovarci. Squillo di trombe, rullo di tamburi e ovviamente i cavalli alla partenza, e tu sei pronta a immortalarli. Certo, sto partecipando al concorso fotografico del Palio, quindi come me altri un'altra ventina di fotografi per vincere il primo premio. Sono tanti i fotografi che ovviamente hanno aderito a questa iniziativa messa in piedi dall'associazione Ethnos. Cosa sembra quest'anno il Palio? Beh, sempre bello, sempre più bello. Siamo in compagnia ora del veterinario ufficiale della manifestazione, Giovanni Maria Carboni, ben trovato anche a lei. Ma in cosa procedono, in cosa consistono i controlli? Un controllo sull'identificazione dei cavalli, sulla vaccinazione e sul test di Cushing per poter partecipare a questa manifestazione. Ovviamente controlli serrati? Certo, su tutti gli animali. Tutti gli animali hanno un libretto sanitario e noi verifichiamo che la consistenza di quello che c'è sul libretto corrisponde a quel cavallo che noi abbiamo davanti. Giornata ricca oggi, tanti cavalieri che prendono parte. 5 cavalli abbiamo. Siamo pronti per la gara allora. Pronti per la gara, sì. Daniele, siamo pronti per il palio?
Siamo prontissimi, ce l'abbiamo fatta, il nostro impegno di ogni anno che arriva questo periodo cruciale per la nostra associazione è arrivato, siamo pronti, speriamo di fare sempre il meglio per questa città, di portare gente a rivedere le tradizioni che stiamo riuscendo a riscoprire. Ce la metteremo tutta, speriamo di divertire la gente, speriamo che tutto vada bene. Da quante edizioni partecipa il Palio? Tutte e tre le edizioni ho fatto, da quando hanno iniziato nuovamente abbiamo fatto tutte e tre. Come lo vive questo Palio? Io molto molto bene, anche perché io e la mia cavallina ormai abbiamo raggiunto un po' di anni, però siamo sempre sulla cresta dell'onda. Ma come si prepara un cavallo per una manifestazione come questa? No, non è una preparazione, è sempre che devi tenere il cavallo in piena forma, sia nel mangiare che nella ginnastica. Dopodiché il cavallo si fida di te, lui si fida di te, tu ti fidi di lui e ti porta a fare qualche risultato. Anche se Nori ovviamente partecipa a questa terza edizione del Palio di Sant'Ubainzu, Pierpaolo, sei pronto? Sì, siamo pronti. Corri su? Ugolina. Ugolina numero 10, mi raccomando ovviamente in bocca al lupo anche a te, sei anche il presidente dell'associazione ippica di Sennori. Sì, sì. Ovviamente corri indossando l'abito tradizionale. Rappresentare il comune di Sennori. E quindi una manifestazione ufficiale, mi raccomando, fai fare bella figura. Speriamo. Come vedete è una cornice, un quadro bellissimo, quello che vi regaliamo in questo momento. Giorgia, da dove arrivi tu? Oristano. Da Oristano e sei qui per? Per fare le pariglie. E per far vedere cosa sappiamo fare a tutti. Che tipo di pariglie farete questa sera? Dipende, l'1 su 2, il 3 su 3, il 2 su 2, poi anche ad esempio il 3 su 3 con varianti, nel senso quello di mezzo si gira oppure sale sopra gli altri due. Ecco il piccolo Gabriele, 8 anni e un'enorme passione per il cavallo. Ciao Gabriele, ben trovato. Ciao. Come si chiama il tuo cavallo? Tornado. E sei pronto per correre? Certo. Pariglie 2 su 2, poi Voreo l'Angelo, poi basta. Ma ogni quanti giorni ti alleni? Quasi tutti i giorni. C'è un percorso di fede anche per te, come sai, San Gavino, Porto Torres, un legame che porta avanti la tradizione e la fede. Eh beh, certo, certo. Sei pronto? In bocca al lupo. Siamo qui a Porto Torres per la terza edizione di Sant'Ubainzu. Io e Oliver gareggeremo per la terza volta, diciamo, perché la prima volta siamo caduti e oggi ci riproveremo. La terza edizione, oggi c'è una bellissima pista, si sono impegnati tantissimo, è una bellissima giornata e hanno azzeccato tutto, diciamo. Beh,
si tratta di un palio che prevede tre manche, con quest'anno abbiamo ampliato a 45 cavalieri che si esibiscono, amazzoni e cavalieri, nel percorso di circa 300 metri che deve essere svolto entro i 10 secondi, e lo scopo ovviamente della corsa, come tutte le corse all'anello ovviamente Roberto, è quello di centrare tre anelli nel minor tempo possibile. È un percorso che ovviamente prevede destrezza dal punto di vista della tecnica, ma anche velocità, quindi si deve essere in grado di poter centrare l'anello, ma anche nel minor tempo possibile. Ecco, vediamo già, è partito il primo, Mauro Casu di Tempio. Tra un po' faremo anche un excursus dell'albo storico, che in questo momento vedo l'unico protagonista. Allora, ecco Quirico che ha tentato il primo anello, uno lo ha centrato e anche il secondo, un grande applauso per l'amico. Mano sulla fronte, pronto per vedere la partenza e non perdere nemmeno un secondo di questa Opalio. Certo. Da dove arriva lei? Da Porto Torres. E come sente e come vive il palio di Sant'Ubaenzo? Lo vivo serenamente, come uno fedele di San Gavino. Quando eravamo piccoli noi, ero piccolina con Ghi, che allora correvano da San Gavino alla Chiega fino ad arrivare a Granai. E andavano a finire lì dove c'era Granai, c'era una croce che nicchiava il paese. Arrivava la crocetta. La crocetta si chiamava. Quindi dobbiamo ringraziare l'associazione Etnos che ha rinnovato questa tradizione. Ha rinnovato questa tradizione quando noi eravamo bambini. E da dove arriva? Io arrivo da Como. Como. Ah, è la prima volta che venite qui a Porto Torres? L'ho visto già l'anno scorso. Anche il palio, quindi? Sì. Cosa la sorprende di questo palio? Beh, la partecipazione, cioè poi a parte la partecipazione dei turisti, ma proprio la partecipazione del popolo locale che sente molto questo palio. Visto l'associazione Etnos, tanti giovani che portano avanti le tradizioni con orgoglio. È molto importante, conservare le tradizioni e conservare la storia. Di qua noi. Per quello vi stiamo intervistando. Come la state vivendo questo palio? Benissimo, benissimo. Mi sta piacendo la manifestazione? È una cosa un po' rara e quindi uno ci sta. Ma da dove arrivate voi? Varese. Giuliano Marongiu, voce ufficiale del palio di Sant'Ubaenzu qui a Porto Torres. Ma Giuliano Marongiu, come vive questo palio? Beh, vivo questo palio come vivo tutte le manifestazioni equestri della nostra Sardegna, con la passione che si respira, grazie agli appassionati che frequentano queste manifestazioni e grazie ai partecipanti che danno davvero il massimo in pochi secondi per superare una prova, io credo prima con se stessi e poi anche per creare lo spettacolo destinato agli altri. Questa occasione unisce ovviamente alla tradizione e anche alla cultura, è il frutto di una ricerca e rende tutto più affascinante quello che è il percorso di recupero e di ricerca di Porto Torres e di questa associazione che lavora veramente tanto per dare lustro e storia alla città. Con 22.10 secondi, col suo cavallo Coca-Cola, da Ploaghe Alessandro Piana, il vincitore. Ploaghe porta a casa il primo e il secondo. Siamo in compagnia di Alessandro Piana, il vincitore di questa terza edizione del Palio di Sant'Ubaenzu a Porto Torres. Alessandro, tu arrivi da Ploaghe, è stata una bella gara, entusiasmante, ha regalato mille emozioni e ovviamente porti il titolo a casa. Sì, è stata una bella gara, è andata come è andata, è una bella manifestazione,
È andata alla grande. È andata alla grande, sì. A me a Terosanno Mezzus. Il numero 30? 31. È stata una giornata lunga, è stata una giornata entusiasmante. Abbiamo vissuto insieme il Palio di Santu Bainzu qui a Porto Torres. Abbiamo anche sfogliato il libro della storia e abbiamo raccontato parte di passato di questa città. Ovviamente lo abbiamo fatto con un carico di entusiasmo che ci porta ogni giorno a scoprire nuovi sentieri della Sardegna, quest'isola che davvero si racconta attraverso la sua storia, attraverso le sue tradizioni e attraverso la sua cultura. Il nostro viaggio in Sardegna continua e vogliamo sempre documentare e portare alto il nome della nostra isola. Grazie per averci seguito. Le immagini parlano con la voce dei ricordi. La magia del tempo immobile rivive tra i colori. La Sardegna, che nasce nello stupore dell'alba, fiorisce negli occhi della sua gente. Le feste, le sagre, gli eventi, c'è sempre un'occasione da raccontare. Metti in rete la Sardegna, che muove i fili dell'anima. Cattura le emozioni che vuoi condividere con il resto del mondo. Sardegna Live. L'isola in un clic. Cosa c'è dietro il vero sapore della pizza? I colori. I suoni. I profumi. Non lo sapevi, non ti resta che assaggiarla. Ololai, pizzeria azzurra, il vero sapore della pizza. A Ololai, nella espositiva di Sora Arredamenti, potrai ammirare dal vivo un'ampia selezione di ambienti classici e moderni. Potrai scegliere la tua soluzione ideale e in ogni momento sarai supportato con la cura dei dettagli dalla competenza del nostro personale. La nostra esperienza vanta 70 anni di attività. Sora Arredamenti, la tua casa su misura. Vieni a trovarci.